Rubrica Tocca a Noi in compagnia di Paolo Bellini, sindaco di Pozzolengo. Ci sono dei messaggi, per esempio: sindaco, complimenti per la protezione civile, bello l'addestramento. Quindi questo bello. No, i complimenti sono per loro sicuramente. Beh, ma anche lei, però insomma, il salame lo mangeremo in streaming, dice. Può anche essere. Se si potesse fare. Va bene, poi ancora, ma è vero che il governo ferma i ristori in Dombè? Anzi, lo pronunci lei in Dombè, che lei lo pronuncia meglio. No, non è, almeno da come ho compreso le parole di Draghi, non è che ferma i ristori. Andranno a intervenire non a pioggia, ma sulle categorie che veramente ne hanno la necessità. Dopodiché bisognerebbe capire come fanno a individuare queste categorie, come suddividono anche le categorie. Poi, allora, vediamo. Parliamo del polo vaccinale. Secondo lei, mio papà fa 20 km con la carrozzina, ma perché non a Pozzolengo? Chiede Sabrina. Ma noi, tra le altre cose, abbiamo mandato ATS due siti dove possiamo tranquillamente costruire e preparare una campagna vaccinale, mettendo a disposizione sia volontari quanto i medici, senza nessun problema. Noi abbiamo sia la palestra, che sono un migliaio di metri quadri, quanto il centro risorse sociali, che sono 800 metri quadri. Quindi l'abbiamo messo a disposizione di ATS, però ATS ha fatto la scelta di avere un unico polo vaccinale, almeno per il momento. Dopo non so, andando avanti, che altre strategie magari il governo Draghi potrà mettere in campo, potrà dare ordine, e vediamo. Allora, c'è un messaggio, è arrivata solo la seconda parte. Io dico: critiche ferocissime a chi cercava di fare il suo meglio, eccetera. Chiediamo a chi l'ha mandato di rimandare solo la prima parte, perché c'è arrivata solo la seconda, e il rischio che arrivi, se ce la rimanda tutto, ancora solo la seconda parte. Quindi purtroppo sono problemi digitali questi, insomma, diciamo così. Il palio d'estate col caldo, il coronavirus sparisce, facciamo il palio. Ma il palio è d'estate. Qualcuno ha anche detto che entro fine, cosa ha detto Bertolaso, che entro fine aprile vaccinava tutta la Lombardia. Vediamo. Lo speriamo. Allora, la Lombardia, penultima regione nella somministrazione di vaccini, continuiamo a farci ridere dietro e a morire. L'ultima, diciamo, anche l'Emilia Romagna non ha somministrato neanche uno, ho sentito. Dopo non so se sia vero, però questa mattina non lo so. Non so cosa dire una perché una fonte attendibile diceva neanche uno. La Lombardia siamo veramente in condizioni pietose ormai. Secondo me, sia sul governo centrale, adesso vediamo che tipo, a parte il cambio di passo, finora non l'abbiamo ancora visto, confidiamo, anche perché è una settimana che c'è, ma se solo vedere la lista dei ministri sinceramente lascia qualche perplessità, lascia qualche perplessità anche vedere tante persone che sono rimaste al suo posto, tante persone che fino ad oggi hanno creato danni, hanno creato problemi e sono ancora lì, che tra le altre cose chiacchierano. Vediamo, cerchiamo di aspettare un attimo, però il problema di fondo è questo: non ci sono i vaccini, andate a cercarli dove ci sono. L'Europa è che vada a farsi benedire, noi abbiamo bisogno di vaccini. Se la vostra strategia è la vaccinazione, perseguitela fino in fondo, punto e a capo. Poi, ma lei pensa davvero che con un vaccino tutto si risolva? Reazioni avverse a parte, parliamo dei non responder, parliamo dell'efficacia, per risolvere servono le cure, Bellini. Infatti, se voi andate a riascoltare le trasmissioni anche di qualche mese fa, da questi microfoni è sempre partita una grande sollecitazione alle cure. Il vaccino è prevenzione, ma il cuore della, secondo me, il cuore della risoluzione del problema è la cura. Ecco perché c'era da investire molti, ma molti denari anche nelle cure, soprattutto che ci sono parecchie università italiane che le stanno sperimentando, le stanno portando avanti, non ultimo il polo di Siena, dove già nelle prossime settimane andrà in sperimentazione, dove tecnicamente, teoricamente, stanno dicendo che prima dell'estate avranno la cura pronta dei monoclonali, quindi senza grossi problemi, di facile somministrazione e di facile produzione. Quindi qua c'era da investire ancora l'anno scorso, ed è ancora dall'anno scorso che lo diciamo, che dovevano essere investite risorse importanti, ma probabilmente a qualcuno faceva e fa comodo vendere i vaccini, proporre il vaccino, somministrare il vaccino. Ma almeno ci fosse, perché nessuno sta contestando, però almeno ci fosse, almeno andassero a perseguire questo obiettivo. Poi ha sentito del nuovo DPCM, ma non aveva detto che era incostituzionale, Draghi non li avrebbe fatti. Vabbè, questo non so se vuole rispondere. Infatti stanno cambiando strategia. Non faranno i DPCM, ma faranno dei decreti che devono essere riconfermati entro 60 giorni. Quindi il decreto non viene fatto dal Presidente del Consiglio, ma viene discusso in Parlamento e poi viene emanato. E poi naturalmente deve essere confermato entro 60 giorni. È tutta un'altra storia, è tutta.
Poi ho sentito che a Castiglione fanno spettacoli in streaming perché noi no. Ah, vabbè, questo per il sindaco, evidentemente. Li abbiamo fatti anche noi, perché le giornate della memoria sono state proposte in streaming, come tante altre cose. Poi Bellini ha ragione, non investono niente nella cura, poi vanno su Marte. Beh, anche questa è una grandissima pip. Facciamo il pip. No, ma più che altro io non ho visto le immagini. Spendiamo miliardi e miliardi per andare su Marte e la gente muore sulla Terra. Allora, Bellini, ma dei migranti che entrano nessuno parla, punto di domanda? C'è il clima del terrore, c'è il clima della paura, c'è il clima che dobbiamo vaccinarci, non ci sono i vaccini, c'è il clima che siamo tutti negligenti perché non stiamo a casa nostra, c'è il clima che se andiamo al bar contaminiamo mezza Italia. I migranti, cosa c'entrano i migranti? Se poi ne arrivano 400, su questi 400 il 20% è positivo. Poi come mi fa sorridere, metta la tassa di transito a tutti quelli cavriana e dia ancora gli aiuti. Io chiedo scusa ai cavriani, ma c'è questa è la prima che mi giunge. Va bene, dai, il pedaggio, dove siete? Dove andate? Il Dazio. Un fiorino, esatto, uguale praticamente. Poi cosa portate? Allora Bellini, ma allora c'è ancora il virus, quindi non era colpa di Conte, vabbè, qua hanno fatto la battuta. Bellini, vada lei a Roma e governi ma lei. Il problema, cioè, qualcuno male non capisce, il problema non è Conte, non è che c'è il virus, è che è stato incapace di contenerlo, è stato incapace di trovare delle soluzioni. Conte ha fallito per ben due volte e voleva fare anche il terzo governo. Non ha senso. I 400 del Comitato Tecnico Scientifico non hanno portato un beneficio alla nostra comunità, se non quello di rinchiuderci. Arcuri, secondo voi è un personaggio che merita stima, che merita fiducia? Mica l'ho scelto io, eh? Allora, altro messaggio, vediamo. Qua cioè, dicono che mettono da noi il depuratore, ne sa qualcosa, questo è sempre per il sindaco. Non so, da noi cosa vuol dire il depuratore? A Pozzolengo dovrebbe essere già stato appaltato l'ampliamento e la riqualificazione del nostro depuratore, portando un bacino di utenza a 5.000 abitanti equivalenti, quindi anche qua devono partire i lavori. Mi ha detto che in primavera sarebbero partiti i lavori. Questo è il depuratore di Pozzolengo, ma esiste già. Non so dove si riferiva. Allora, io le vorrei adesso, però stiamo leggendo i messaggi, però avevamo iniziato per il sindaco, vorrei un attimino chiedere a lei di se possiamo, li leggiamo tutti i messaggi, non si preoccupino gli ascoltatori, ma vorrei un attimino chiedere di tracciarci un po' il quadro della situazione, come vede questa situazione, insomma, un po' paradossale. Abbiamo visto anche gli sfoghi col sindaco, insomma, le scuole chiuse, ma cioè effettivamente c'era, ricordiamo, due ascoltatori che hanno detto sì, ma io i bambini piccoli, uno diceva i nonni non sono lontani, dove li la metto? La situazione è una situazione drammatica, ma perché non si vuole affrontarla nella maniera adeguata e con il senso delle cose? Nessuno ha pensato a avanti sei mesi. Hanno continuato a propagandare che col vaccino avremmo risolto tutto, ma alla fine non stanno risolvendo nulla e la situazione è drammatica, sotto sia sociale che economica. Immaginatevi nella montagna, cioè questi non hanno trovato reddito, i lavoratori che facevano la stagione in montagna, e tra 20 giorni, massimo un mese, parte la stagione estiva e questi qua continuano a dirci che dobbiamo stare rinchiusi perché loro non sono in grado di somministrare il vaccino, non sono stati in grado di perseguire un cammino sulla cura e non sono in grado di trovare strategie. Le abbiamo proposte qua, le abbiamo, giuste e sbagliate che siano, quantomeno abbiamo preso una posizione anche per rimetterci al giudizio, però abbiamo preso delle posizioni, le abbiamo trovate noi, me che fo il meccanico, noi, questi signori qua che sono dei grandi scienziati. Cosa hanno fatto se non dovete stare a casa? Vabbè. Non sono stati in grado di riformare il trasporto, non sono stati in grado di distribuire le ore, sia le ore di lavoro che le ore di scuola. Non sono stati in grado. E oggi non sono in grado di vaccinare. L'unica arma che c'è è il vaccino e non sono in grado di utilizzarlo. Non sono in grado di proporlo, non sono in grado di metterlo in campo in maniera seria e costruttiva.
Ecco, c'era una domanda, tra l'altro è arrivato il messaggio archiviato per errore, ma insomma segnalava appunto che c'è in Europa questo movimento, ma ne avevamo già accennato anche noi in passato. Ci sono tantissime piccole aziende farmaceutiche, in Italia ce ne sono non so quante, potrei anche farle dei nomi, ce n'è uno in Piazza sì, Repubblica a Milano adesso, per esempio, adesso, eccetera, che fanno così arrivato, equivalenti. È arrivato adesso, è arrivato la genialità. Compriamo i brevetti oppure prendiamo le licenze, paghiamo le licenze e produciamo in altri siti dislocati. Ci pensate adesso? Era ecco, logico che c'era un grande problema. Era dovevate già premunirvi che se i vaccini arrivavano andava tutto bene, ma se non arrivavano c'era la soluzione, il cosiddetto piano B. Invece no, nulla. Noi siamo stati governati dal nulla. Oggi vediamo, ma ripeto, non è solo il discorso centrale, né? Dobbiamo andare a vedere anche le regioni, perché anche tante regioni ci hanno messo da loro. Ecco, vedi, la cosa del messaggio era fare profitto sui morti da fucilazione, diceva, ma adesso a parte tutto, veramente, cioè anche se ci sono i brevetti, eccetera, però se ci troviamo di fronte, e ci troviamo di fronte, dopo un anno penso che si sia compreso, a una situazione unica nella storia dell'umanità, forse collaborare tutti insieme, quindi a partire oggi nell'acquisire le licenze e mettere approntare i siti di produzione, non è come dirlo, ci sono dei tempi tecnici che sono stati valutati nell'arco di parecchi mesi. Qualcun altro ha già avuto l'idea, come la Germania è partita ancora ottobre-novembre, dove si era già interessata ad acquisire le licenze o quantomeno le autorizzazioni per produrre in loco, quindi io credo che in poco tempo potrà partire, ma noi non ci abbiamo, non ci abbiamo nemmeno pensato, ed era la prima cosa che dovevano fare i 400 soloni del CTS, Comitato Tecnico Scientifico. Siete 400 soloni, ma denunciatemi, che lo provo in tribunale che siete dei soloni. Allora, ci fermiamo un attimino. E degli approfittatori. Ci fermiamo un attimino con Paolo Bellini, rubrica Tocca a Noi, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Rubrica Tocca a Noi in compagnia di Paolo Bellini, questa è la seconda parte di Filo Diretto. Allora, c'è ancora il messaggio, io chiedo ancora, è arrivata solo la seconda parte, critiche ferocissime a chi cercava di fare il suo meglio. Se chi ce l'ha mandato può rimandarci la prima parte soltanto, poi dopo vediamo. Allora, Pozzolengo è un paese abbastanza sano grazie a lei che tiene sotto controllo la situazione, quindi appunto... No, abbiamo anche noi i nostri problemini, perché abbiamo fatto 2 o 3 settimane con 1 o 2 contagi la settimana. L'ultima settimana, la settimana che va dal 13 di febbraio al 21 febbraio, abbiamo avuto più 14 contagi. Quindi, e se andate a vedere, sono partiti tutti dai focolai, tutti familiari a casa, genitori di bimbi che andavano a scuola, chiuso. Certo. Altro messaggio, vediamo. Allora. Questo è un altro messaggio che può rispondere anche come sindaco. Io sono una mamma disperata, 2 figli che fanno le elementari, dove li porto? Non ho i genitori, devo lavorare perché il datore non mi dà i giorni. Effettivamente c'è questo grosso problema, ne erano arrivati prima dei messaggi molto simili, obiettivamente. Magari, a parte cioè, il fatto, con la bimba di un anno. È assurdo comunicare in questa maniera qua, chiudete tutto e nell'arco di 1 ora, 2 ore e uno non riesce a organizzarsi. Ma d'altra parte ci sono dei decreti dove dicono che chi ha problemi seri con i figli perché non vanno a scuola o perché ci sono problemi ha delle agevolazioni. Questo vado a vedere i decreti che troverà sicuramente una risposta. Il datore di lavoro, per carità, avrà tutte le sue ragioni, ma ci sono anche altre ragioni. Certo, ma a parte che il fatto che poi comunque l'ossatura dell'impresa italiana è piccola, quindi non è che sia così semplice per un datore di lavoro tante volte. Poi le chiedono anche se le manifestazioni quest'anno non si fanno. Se mi dite come si fa, cioè, l'unica cosa che possiamo sperare è riuscire a fare il Ferragosto pozzolenghese. Questa è una speranza, quindi partire dalla metà di luglio, andare alla metà di agosto, il 20 di agosto, fine agosto. San Lorenzo, appunto. Però tutto il resto, ditemi voi come si fa a programmare o come si fa a mettere in pista, anche perché servono dei mesi per programmare sia la fiera quanto anche la rievocazione storica, che era sempre a metà giugno e fine giugno. Cioè, si partiva sempre un anno prima, già a settembre-ottobre dell'anno prima, per la programmazione e l'organizzazione.
E allora, dunque, noi stavamo parlando poco fa, appunto lei stava dicendo di quello che si sarebbe dovuto fare, i trasporti, eccetera, eccetera, scolastici, doppi turni. Chi è della generazione come sottoscritto che ha una certa esperienza come quindicenne, diciamo così, per esempio, ricorda che delle volte andava a scuola il pomeriggio, per esempio. Cioè, c'erano i doppi turni perché magari c'erano dei lavori da fare, cose di questo tipo. Non è che, cioè, se non si è in grado di mettere dei trasporti adeguati, bisogna cercare di diluire la presenza. Diluire la presenza significa che bisogna andare a scuola e lavorare su più turni. E non ce ne sono di storie. Perché non l'abbiamo fatto? Punto di domanda. Sarà giusto, sarà sbagliato, ma quantomeno si poteva provare, quantomeno si poteva anche cercare di ragionare e non penalizzare sempre i soliti. Quindi turismo, ristorazione, trasporti turistici e quant'altro, che poi i trasporti turistici potevano essere messi in campo per agevolare il trasporto scolastico, il trasporto di chi va al lavoro e quant'altro. Per cui c'è questo timore, appunto, c'è questa cosa che si sarebbe dovuto fare. Secondo lei, le chiedono, Draghi riesce a risolvere con un miracolo, punto di domanda? Ma non servono i miracoli, serve solo avere la coscienza di sedersi attorno a un tavolo e di prendere delle decisioni, e quantomeno prenderle, avere una linea strategica e non temporale di uno, due giorni, una settimana, un mese, no, una linea strategica temporale di almeno sei mesi, minimo in questo caso, riferito alla pandemia, riferito al virus, minimo di sei mesi, minimo. È che qui oggi viviamo la giornata, viviamo i comunicati fatti all'una del pomeriggio con la chiusura alle 18 di sera. Questo però per dovere, non è colpa di Draghi, questa no, per onore della cronaca, però oggi stiamo parlando di tutto. Ed ha ragione questo. Sì, dopodiché sì. Draghi, ripeto, mi aspettavo che un cambio di marcia e determinate prese di posizioni. Fino ad oggi non le ho viste, sino ad oggi. Cioè abbiamo ancora le centinaia di consulenti, abbiamo ancora un Arcuri che è tutto dire. I ministri, abbiamo visto determinati ministri che mai avremmo voluto rivederli, però ahimè probabilmente è un discorso che ha dovuto fare. Stiamo assistendo anche qua alle beghe per i sottosegretari, ne voglio uno in più, due in meno, quattro in più, quindi viceministri, sottosegretari e quant'altro. Le chiedo una cosa, ecco, un parere proprio da tocca a noi. Forse Draghi non ha commesso l'errore forse è vero, è proprio quello di aver voluto fare un governo politico con rappresentanti politici. Forse sarebbe stato meglio farlo tecnico a questo punto. Ma al di là del discorso, in questo modo ho dovuto dare il contentino un po'. No, secondo me ha fatto una scelta che si può anche condividere. Ha fatto una scelta dicendo tutti dobbiamo prenderci delle responsabilità. La politica è tempo che scenda in campo, si prenda delle responsabilità serie tutti, perché è una situazione di emergenza, è una situazione dove il paese ha bisogno di una voce corale. E lui ha fatto una scelta, però ripeto, i partiti potevano dare anche indicazioni diverse rispetto a taluni personaggi. Ecco, allora, dunque, vediamo, per Draghi deve fare i conti purtroppo con i politici, infatti è questo, è proprio la domanda che le stavo facendo, cioè alla fin fine, così facendo però è dovuto sottostare... È logico che deve attuare una sorta di mediazione, la mediazione non la comprendo nei confronti degli esterni, e ripeto, del Comitato Tecnico Scientifico, dell'Arcuri e di molti altri. Certo, allora la Bellini, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, però sono stati fatti troppi errori, dice Ettore di Brescia. Ma questo è quello che continuiamo a dire tutte le volte che siamo a questi microfoni. E poi le dicono anche, i migranti non sono vaccinati eppure li prendiamo in Italia e contagiano. È la realtà. Mm-hmm. Anche se no, va detto, non è arrivato da loro il coronavirus, assolutamente. Pare che è arrivato da un, insomma, quindi staremo a vedere. Anche qua non riusciamo ancora a capire da dove è arrivato. Da dove è arrivato, esatto. Adesso sembra che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in campo una task force per andare a capire in Cina, ma in Cina fanno opposizione. Non sono molto trasparenti. Ma come mai? Che è la prima volta. Ma va, figura. No, vabbè. Ovviamente siamo ironici, ovviamente. Tra l'altro diceva il direttore sanitario dell'ospedale civile di Brescia, lo diceva ieri, che solo il 20%, quello del ceppo originario, quello di Wuhan. Gli altri sono varianti, per esempio. Ma è normale, il virus poi si modifica.
magari è stato studiato anche per questo, che si deve modificare. Allora, e quindi adesso se lei fosse al posto di Draghi, chiedevano se lei fosse al posto di Conte, lei che cosa farebbe in questo momento? Ma non è che cosa farei adesso, è quello che abbiamo detto che c'era da fare ancora quest'estate. L'abbiamo detto più volte. Ripeto, ci esponiamo da questi microfoni e prendiamo delle posizioni giuste e sbagliate, però per noi era da investire sulle cure, al di là dei vaccini, al di là di continuare a mettere il cashback, i monopattini, i banchi a rotelle e quant'altro, c'è da investire sui trasporti, i tamponi, 340.000 che abbiamo visto, i tamponi di ieri erano da fare ancora dal primo di maggio, dall'anno scorso, tutti i giorni erano da fare 250, 300, 400.000 tamponi ancora dall'estate scorsa. Sì, parlavi lavorare su una polemica pazzesca. Lavorare su due turni, le aziende, lavorare su due turni, chi lavora il mattino, dalle 7 all'1 del pomeriggio, le 2, gli altri dall'1 alle 7 di sera, alle 8, alle 9 di sera. La scuola, idem. Una settimana in presenza, un giorno in presenza, un giorno in DAD, una settimana in presenza, una settimana in DAD, oppure chi al mattino, chi al pomeriggio. Ripeto, rafforzare i trasporti con il trasporto privato, con l'ausilio del trasporto privato che era fermo perché il turismo era quello che era. Cioè, non mi sembra di dire cose strane, non mi sembra di dire cose strane. Preoccuparsi di tutti i mezzi tecnologici che servivano, siringhe, mia siringhe, quant'altro, vaccini, non vaccini, licenze, non licenze, non è quello che devo fare adesso, era quello che doveva essere fatto. Allora, le scrivono anche: ministro Speranza è l'ultimo a cadere perché è l'EU. L'EU? Liberi uguali, vedere che l'NLU. Allora, abbiamo anche una telefonata. Guardi, Speranza, credo che guardate, ragazzi, insieme al Di Maio agli esteri, alla Morgese agli interni, stendiamo un velo pietoso. Stendiamo veramente un velo pietoso. Allora, visto che abbiamo un ascoltatore in linea o ascoltatrice, vediamo che abbiamo. Pronto? Sì, buongiorno, Sandellini. Buongiorno. Devo fare una domanda per quanto riguarda la TAV. La sua opinione personale e se la tocca direttamente come territorio, insomma, ecco. Ok, grazie. Va bene, le faccio rispondere tramite radio, facciamo così. Allora, va bene, quindi parliamo anche di questo, sì. La TAV è partita. Cosa ne penso della TAV? La TAV è stata progettata nei fine anni, metà anni 90, siamo nel 2021, quindi è tutto dire. Magari le esigenze oggi erano diverse, però è partita. Stanno andando avanti, il territorio di Pozzolengo è interessato per un chilometro per 1800 metri, il tracciato della TAV attraversa il nostro territorio per 1800 metri, a fianco, a sud del tracciato dell'autostrada A4, abbiamo cercato di governare il fenomeno insieme ad altri comuni, costituendo un tavolo tecnico-politico insieme ai comuni di Peschiera, di Castelnuovo, di Sona, di Somma Campagna, di Desenzano e Pozzolengo. Quindi abbiamo cercato di governare e di portare benefici, quei benefici che, se volete, al territorio, oltre naturalmente i disagi, oltre allo sfregio che vi è sul territorio. Questo è quello che abbiamo cercato di fare e quello che siamo riusciti a portare a casa, tra virgolette. Quindi appunto è un... Dopo la TAV, speriamo che funzioni, speriamo che sia veramente un mezzo utilizzato e che poi adesso è diventata alta velocità, era teoricamente dovrebbe essere destinato anche alle merci, quindi vedremo se risolve anche un po' il problema della mobilità, diciamo così andare a disintasare un pochino quello che è l'asse principale, che è la A4, la Venezia, la Trieste, Torino. C'è anche un messaggio, dice: TAV, parliamone, va bene, perché però che danni. Ogni opera pubblica di interesse internazionale, di interesse sovranazionale o di interesse nazionale crea, tra virgolette, per qualcuno dei danni e per qualcun altro i benefici. Bisogna capire se i danni sono superiori ai benefici o viceversa. Allora, poi purtroppo siamo stati governati dalla sinistra, dice un messaggio, questo non aiuta perché loro vogliono che viviamo da prebende, forse. Ma guarda, negli ultimi 30 anni siamo stati governati un po' da tutti e non mi sembra che molti hanno trovato soluzioni ben più, diciamo così, accattivanti rispetto alla sinistra, piuttosto che... Allora, se andiamo partendo dal 1990 al 2020,
di governi ne abbiamo avuti e se ne sono succeduti. Sì. Non mi sembra che hanno risolto un granché. Allora, anche perché si parlava oggi proprio della regione, per esempio, non si può proprio dire, insomma. Allora, siamo arrivati al momento del suonare la campana. Andiamo a suonarla? È pronto che suoniamo? Suoniamo. Per chi suona la campana? Per chi suona la campana? E suoniamola. A chi la suoniamo allora? Innanzitutto la suoniamo tutti noi, cittadini, che dobbiamo reagire in maniera positiva, in maniera democratica, in maniera civile. Non possiamo continuare a subire, soprattutto dobbiamo reagire per farci forza, andare avanti e rimanere uniti. E poi la campana la suoniamo in maniera benevola e auspicando interventi importanti al nostro primo ministro, al nostro presidente del Consiglio Draghi, che si faccia forza, che inizi a risolvere veramente i problemi e che dia veramente una sterzata, un cambio di marcia importante, facendo anche scelte importanti e scelte che vadano a portare dei benefici alla nostra popolazione e non solo alle tasche di qualcuno. Benissimo. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie a Paolo Bellini. Grazie.